I vaccini si sperimentano in un modo semplice. Si prendono, per esempio, 50.000 persone, 25.000 si vaccinano e 25.000 non si vaccinano. E poi si vede nel tempo se i vaccinati si ammalano di meno dei non vaccinati. Quando questo succede, noi possiamo dire che il vaccino ha funzionato. Ed è fortunatamente quello che è accaduto per i vaccini che sono in questo momento approvati nel nostro paese. I vaccini vengono solitamente utilizzati con due, talvolta anche tre dosi, perché abbiamo sperimentalmente visto che il nostro sistema immunitario, risvegliato dalla prima dose, può rispondere molto più, diciamo, intensamente allo stimolo se viene richiamato. Però c'è da dire una cosa molto importante: il numero delle dosi e la lontananza nel tempo tra una dose e l'altra viene definita sperimentalmente. Non c'è una regola che possa dire quante dosi servono nel momento in cui si sperimenta un vaccino. In generale, la distanza tra le dosi delle vaccinazioni viene ottimizzata durante la sperimentazione. In questo caso abbiamo dovuto fare molto in fretta, per cui non c'è stata la possibilità né di ottimizzare la quantità di vaccino né di ottimizzare la tempistica delle dosi di vaccino, per cui si sono prese delle distanze che in generale hanno funzionato in passato: 3 settimane per il vaccino Pfizer e 4 settimane per il vaccino Moderna, e le sperimentazioni cliniche hanno stabilito che questi intervalli funzionano molto bene. Però naturalmente noi non sappiamo cosa succede se questi intervalli li cambiamo. È stata secondo me una scelta molto giusta, perché avevamo molta fretta e c'era l'urgenza di avere un vaccino. Ora, noi dobbiamo chiarire una cosa molto importante. Quando noi parliamo di un vaccino, è fondamentale avere un correlato di protezione. Il correlato di protezione è un esame del sangue che ci dice se il paziente è protetto o non è protetto. Per esempio, nel caso dell'epatite B, noi cerchiamo gli anticorpi nel sangue contro l'antigene S di questo virus. Se il paziente ha questi anticorpi, vuol dire che è protetto. Purtroppo, per quanto riguarda Covid-19, noi non abbiamo questo esame del sangue, quindi non possiamo dire se un paziente è protetto o no. Alcune rilevazioni sul campo fanno pensare che una buona immunità venga fornita anche da una sola dose, ma è molto importante chiarire che noi non sappiamo cosa succede poi se non facciamo la seconda dose. Noi sappiamo cosa succede se facciamo la seconda dose, ma noi non sappiamo cosa succede nel tempo se non facciamo la seconda dose. Quindi decidere di non fare la seconda dose, quindi di fare una sola dose, significa andare in un'area sostanzialmente sconosciuta. E in particolare potrebbe succedere che l'immunità non duri nel tempo, e soprattutto quello che più ci fa paura è il fatto che si possa stabilire un'immunità attenuata che potrebbe favorire l'emergenza di varianti virali capaci di sfuggire al vaccino. Io con questo sono d'accordo con quello che ha detto proprio ieri il dottor Anthony Fauci negli Stati Uniti, che è meglio non lasciare delle strade conosciute per strade che invece non si conoscono. In ogni caso, il decidere di usare una dose è una scelta politica, non è una scelta scientifica, che deve essere rispettata. Non è giusto che a una persona che ha avuto la prima dose non venga fatta la seconda dose, perché quella persona ha accettato un vaccino, quindi un farmaco, sulla base di un'autorizzazione che prevede 2 dosi. Non fare la seconda dose sarebbe una cosa inopportuna dal punto di vista etico e, secondo alcuni, anche dal punto di vista legale, come ha detto il professor Putinati nella nostra pagina Medical Facts. Però chiaramente poi uno Stato può fare quello che vuole. Ricordiamoci che negli anni 50 il vaccino Sebin contro la poliomielite fu nell'Unione Sovietica somministrato senza alcun controllo a 70 milioni di persone. Andò molto bene, perché si rivelò poi essere un vaccino efficacissimo, però le scommesse si possono vincere o si possono anche perdere. Non è ruolo della scienza dire se si devono fare, queste sono scelte politiche. Piuttosto, una dose e 2 dosi, l'importante è che non ci siano ritardi nell'approvvigionamento e nella somministrazione dei vaccini, e soprattutto non pensiamo di poter combattere una pandemia mondiale con dei piani vaccinali diversi da regione a regione. Il nostro governo deve prendere la situazione in mano e fare sì che i criteri di somministrazione siano identici in tutte le regioni, altrimenti andiamo incontro di nuovo a dei guai.